Torniamo a parlare di recovery fund e in questo siamo ovviamente recidivi, ma recovery cosa? Soldi, la faccia, la credibilità degli stati? Ci sono economie completamente alla deriva, di questo parleremo nella 16ª puntata di Napoli Capitale, sempre in compagnia del mio compagno d'avventura Gianni Lepre, e Salve a oggi tutti. abbiamo l'onore di avere con noi Gennaro Fusco, fondatore della Banca Popolare del Mediterraneo di Napoli. Grazie Presidente per aver accettato il Grazie a voi nostro dell'invito. invito. Ma soprattutto grande commercialista, tra Grande dottore le commercialista, tra le altre cose, parleremo ovviamente anche di quello, ma in maniera particolare partiamo da questo Recovery Fund, perché non si fa altro che parlare di un Recovery altre cose. Fund che non ha ancora un Recovery Plan, o almeno che si stanno litigando tutte le regioni insieme a Draghi per averlo. Ma dove stiamo andando a finire, dottore Fusco? Il bottino è interessante. La torta da dividere fa gola a parecchie istituzioni, fa gola, purtroppo fa gola anche a una parte della comunità che non è sana. Leggevo proprio ieri una nota della Direzione Generale del Ministero della Giustizia relativamente ai pericoli che questi fondi al pericolo che questi fondi possano cadere nelle mani sbagliate, perché questa è un'occasione storica per l'Europa, per l'Italia, anche per la nostra regione. Il piano di recupero, così si chiama questo provvedimento, che si declina in, come certamente voi avrete avuto modo di leggere in queste settimane, si declina su sei scenari fondamentali. La verità è che non esiste ancora una applicazione dettagliata, diciamo, del livello di intervento delle singole misure. È un po' come dire, dizionario delle buone intenzioni. Cioè, ci sono sei missioni, vengono chiamate. Sono la digitalizzazione, la rivoluzione del verde, l'istruzione, le infrastrutture, l'equità e la salute. Sono tutti temi assolutamente condivisibili. Chi potrebbe litigare mai su temi così primari per l'economia e per il paese? La verità è che, diciamo, la prima verità, forse anche giusta a mio modo di vedere, è stata quella di interpretare dal punto di vista politico una visione del paese un po' più coesa, cioè la possibilità di far sedere al tavolo dove questa torta verrà ripartita, diciamo, la rappresentanza di tutto il paese, quindi tutte le forse sociali, destra, sinistra, centro, se possiamo ancora definirle così. Questo è stato un primo passo e chiaramente il garante di tutto questo, il certificatore di questo processo, colui che ha solo interesse a fare bene perché non ha elettorato, non ha, diciamo, pubblico, non ha necessità di audience perché la sua carica fortemente, diciamo, istituzionale è di grandissimo respiro e di grandissima competenza, è quella del presidente Draghi, che è, come dire, il soggetto che tiene insieme tutti gli interessi, guardando unicamente poi a sua volta all'interesse paese. In questo momento non abbiamo ancora, a pochissimi giorni dalla scadenza di fine aprile, noi non abbiamo ancora visto, noi cittadini italiani, io parlo dal punto di vista del comune cittadino, non abbiamo ancora visto quale possa essere, diciamo, la declinazione a livello di singolo dettaglio di ogni intervento per quello che riguarda i capitoli di spesa. Chi fa cosa? Questo non l'abbiamo ancora capito, però in queste ore si negoziano le tranche di questi famosi 209 o barra 222, perché questo non è un dato ancora, come dire, consolidato, lo sapremo fra qualche giorno, di questi 209 miliardi che dovrebbero essere ripartiti in forma equa per tutto lo stivale, con una particolare dedizione, come dire, di motivazione sociale per il nostro Mezzogiorno d'Italia. Se c'è un'area che può dare uno spunto al paese, se c'è un'area che può dare un rilancio al paese, dove ci sono spazi, competenze, giovani, clima, disponibilità, predisposizione umana, diciamo, all'innovazione,
anche al sacrificio, perché il Mezzogiorno d'Italia è una zona del mondo, del sud dell'Europa, che ha sofferto tanto, soprattutto a seguito dell'Unità d'Italia, e questo è solo il Mezzogiorno. Quindi evidentemente una parte corposa di queste risorse va collocata in quest'area geografica per fare in modo che questo possa essere poi il volano di sviluppo del sistema paese, perché l'Italia, diciamo, non deve correre come nord, non può correre come centro o come sud, deve integrarsi e deve realizzarsi naturalmente quell'equilibrio non necessariamente produttivo, perché ovviamente un paese ha delle peculiarità, ha delle, come dire, delle geospecializzazioni. Noi abbiamo l'inclinazione al turismo, alla gastronomia, alla specializzazione ad altissimo livello su particolari temi, abbiamo un'industria carente, abbiamo un'infrastruttura carente, possiamo però mettere a sistema queste economie, queste risorse, per fare in modo che poi ne possa beneficiare tutto il paese, non soltanto, diciamo, noi del sud. Ecco Gianni, Fusco parlava di queste sei missioni, qua però diciamo stiamo facendo poi i conti senza l'oste, perché in Italia in genere si fanno i conti senza l'oste. Il problema è che, a prescindere da queste sei missioni, la missione fondamentale del governo oggi sarebbe quello di impedire l'abbassamento della saracinesca, più che sei missioni che alla fine non sappiamo nemmeno se si avvieranno, perché non sappiamo se effettivamente arriveranno e quando arriveranno questi soldi. Allora, il Cura Italia, il decreto liquidità, i ristori, oggi i sostegni, in effetti hanno sostenuto ben poco la nostra impresa, che in effetti è il volano economico di tutto il paese. Quindi mi sembra che il prossimo decreto si chiamerà decreto impresa, che starebbe a significare che la centralità di questo ulteriore scostamento di bilancio, si parla di una quarantina di miliardi, tenga praticamente conto soltanto, e io spero che sia così, delle esigenze delle imprese. Questo perché? Perché senza le imprese, senza la piccola e media impresa, che poi forma il 95% del tessuto economico delle imprese del nostro paese, non si andrà assolutamente da nessuna parte. Purtroppo noi stiamo assistendo un po' a quella che osiamo definire la moria dei pesci. Molte aziende sono chiuse per il lockdown, ma molte di queste, ahimè, non riapriranno dopo, diciamo, i liberi tutti, o praticamente una parte di liberi tutti. Oltretutto il governo, dal punto di vista delle imposizioni, delle chiusure, tutti sanno che io tengo a cuore in modo particolare tutte le piccole e medie imprese, le eccellenze, ma io sono nato, diciamo, dal punto di vista fisico nella zona degli orifici, dal punto di vista lavorativo ho fatto il garzone in una bottega Oraf, assisto prevalentemente aziende Oraf, per cui diciamo che il mio cuore sta con gli Oraf. Ebbene, qualcuno mi deve ancora spiegare il perché all'interno di un negozio di gioielleria, dove praticamente l'ingresso è necessariamente contingentato, perché praticamente c'è una doppia porta, per cui per rientrare in una gioielleria c'è bisogno necessariamente di entrare una sola persona alla volta, tenendo presente che la gioielleria non è un supermercato dove praticamente ci sono decine e decine di persone contemporaneamente. Ogni volta che c'è da chiudere si chiudono le gioiellerie. Per cui noi abbiamo l'impressione che chi ci guida non ha, come devo dire, il polso della strada, non conosce le situazioni particolari. Ecco, il legislatore che ha imposto alle gioiellerie di,
di avere una doppia porta per sicurezza, evidentemente non lo sa, quindi non sa che all'interno di una gioielleria si può entrare ad una persona alla volta, per cui basta dire al gioielliere: guarda, più di una o due persone all'interno del tuo locale non possono stare, ed è risolto il problema. Nessuno ci può entrare di forza a più di uno o a più di due. Quindi noi teniamo purtroppo chi ci guida, che è molto distante da quella che è la realtà di tutti i giorni. Io mi auguro che, diciamo, nel formare, nel tenere conto del recovery plan, quindi dell'impiego dei soldi che arriveranno, io continuo a dire semmai arriveranno tutti o meno, si tenga conto, diciamo il governo tenga conto che in effetti oltre al politico ci deve stare il tecnico, quello che praticamente conosce le problematiche di ogni singola attività. Solo così in effetti il nostro paese si può salvare dal mio punto di vista. Ecco, ti sei preso anche il tempo del dottore Fusco, quindi ci dobbiamo lasciare. Daremo più spazio dopo. Ci dobbiamo lasciare per un minuto di pubblicità, restate con noi. Torniamo in studio e torniamo anche dal dottore Fusco, perché quello che prima ha detto lei, Prefusco, è molto importante e fa un po' il punto della situazione. Però il problema è che possono anche piovere dal cielo i soldi, ma se non riaprono le imprese, e per imprese io intendo ogni codice Ateco, senza che si prendano collera l'uno o l'altro, se non riaprono le imprese non succede nulla. No, questo è evidente. Stamattina un collega mi ha inviato un messaggio, perché ci confrontiamo, ci scambiamo delle prime informazioni, dove ho appreso, ma questo è un fatto noto, che in questo momento di pandemia, diciamo nell'ultimo anno, la giacenza media dei conti correnti dei risparmiatori italiani si è incrementata del 30%. In questo momento sulle banche italiane ci sono 1.800 miliardi di euro. Alcune banche addirittura stanno, soprattutto quelle spinte, diciamo, verso le operazioni di trading, di titoli, di finanza, ovviamente non hanno nessun particolare interesse a tenere le giacenze così importanti sul conto corrente, quindi le stanno tassando o le stanno comunque gravando di commissioni, in modo che il cliente possa riflettere sulla possibilità di farne un impiego diverso e quindi portarle sulla gestione di eventuali portafogli. Questo ci fa pensare che in un momento di incertezza, di grave incertezza dell'economia, è naturale che le persone tendano ad aumentare la provvista di denaro. Però allo stesso tempo è un po' la corda di una fionda che si tende in una direzione. Se è vero che negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, la sola informazione della successiva apertura di una serie di attività ha creato, come dire, l'overbooking dai pub ai parrucchieri, ai ristoranti, alle pizzerie, eccetera, vuol dire, e questo lo dicono i studi economici del Sole 24 Ore, che nel secondo semestre del 2021 il raggiungimento del 4% di PIL non è una fantasia. Quindi io credo che queste lagnanze sono assolutamente doverose. Io ho visto anche il corteo non autorizzato di ieri dei ristoratori di tutta Italia, anche quello del settore dei musicisti, sono tutti tra l'altro settori che io seguo, quindi conosco benissimo quali sono le difficoltà di questo settore. Però in questo momento l'elemento aggregazione è un elemento che deve essere messo un attimo in ghiacciaia fino al trascorrere, io ritengo, di almeno di altre 3-4 settimane. Dopodiché, con l'adeguamento del piano vaccinale, il raffreddamento della curva dei contagi, ritengo che la data che è stata indicata, che è quella del 2 giugno, che è la famosa data del liberi tutti, sia una data che è vero che
che non, diciamo, non produrrà rimbalzi economici sull'immediato, ma darà una spinta straordinaria ai consumi, perché immaginiamo quante persone, a cominciare dai nostri figli, dai nostri amici, dai nostri parenti, da noi stessi, proveranno a rifare quelle cose che sembrano lontane nel tempo e nella nostra memoria. Cioè, da quanto non andiamo al ristorante, da quando non andiamo al cinema, da quando non andiamo a un concerto, da quando non andiamo a un teatro, da quando non facciamo una riunione in tanti per confrontarci, per verificare anche, come dire, le emozioni del momento. Il fatto che i ragazzi siano entrati già in classe, questo è un primo elemento che secondo me è corretto perseguire, perché se uno dei temi, se uno dei capisaldi del New Generation U, del Next Generation U, è la cultura, un paese che investe sulla cultura è un paese che avrà delle prospettive di crescita, delle prospettive di civiltà, delle prospettive, diciamo, di miglioramento che sono, come dire, garantite sin dall'inizio. Quindi è vero, oggi dobbiamo stringere i denti per un altro frangente, per un altro frame temporale, però con la dotazione di liquidità che adesso arriverà, anche come diceva il professore Leupre, sul prossimo squilibrio di bilancio, sul prossimo disavanzo, che dovrebbe essere nell'ordine dei 40 miliardi di euro, che apparentemente sembra una cifra enorme, ma come lei faceva riferimento ai codici Ateco, se questa cifra viene divisa per la generalità dei soggetti che esercitano imprese e altre professioni, è chiaro che la dotazione è quella, e quindi, come dire, la cifra sarà inevitabilmente più bassa, così parte ricchezza e diventa povertà. Questa è una massima, diciamo, senza tempo, ma è così. Perciò dico, proviamo a resistere, siamo all'ultimo miglio, io ritengo che siamo all'ultimo miglio, e io che faccio il commercialista da circa 35 anni, un po' il polso della situazione, alcuni elementi dinamici degli imprenditori avveduti che riescono a programmare, anche a fare investimenti oggi, che sembra una follia un imprenditore faccia investimenti, però un imprenditore avveduto che ha un arco temporale che non è quello del consumatore, ma è quello, cioè, un programmatico che può arrivare fino a 3, 4, 5 anni, se un imprenditore oggi fa degli investimenti, vuol dire che la sensibilità dell'imprenditore, che ha sempre un quid in più, ha sempre una visione diversa da quella dell'opinionista, del tecnico, questo è inevitabile, lascia pensare che il futuro che ci attende, a parte questo ultimo tratto di strada impervia che dobbiamo trascorrere, dovrebbe essere un futuro di rilancio e un futuro di ripresa, del quale io sono onestamente fortemente convinto. Siate più succinti però, perché l'unica scienza esatta resta il tempo, oltre l'anagrafe. Lepre, Fusco prima faceva riferimento ad un possibile miracolo PIL. Sarà questo il motivo per cui Draghi sta pensando ad un nuovo DPCM? A parte che ci sono, devo dire, delle previsioni, le ho lette proprio in questi giorni, praticamente il nostro debito sul PIL aumenterà al circa 156% nel 2021 per scendere al 153% nel 2022, quindi diciamo che le previsioni tutto sommato a me sono contrastanti. Oltretutto il problema serio qual è? È l'impiego di questi famosi soldi che arriveranno, dall'Europa. Se impiegati bene, come detto in altre trasmissioni, come continuiamo a dire in continuazione, affinché qualcuno ci ascolti, ma non soltanto ci ascolti, ma praticamente faccia in modo che il tutto diventi, come dire, realtà, quindi sanità, infrastrutture, sud, lavoro, imprese e così via, solo così il nostro paese potrà uscire dal pantano in cui è sprofondato, tra le altre cose. Dobbiamo dire che, come detto anche in altre trasmissioni, c'è il problema del divario tra nord e sud. Noi abbiamo un divario enorme,
se andiamo ad analizzare i dati sulla disoccupazione, e ahimè non so dal 1° luglio che cosa succederà, o meglio lo so, ma ho paura addirittura di dirlo, di pensarlo. Tra le altre cose, noi abbiamo una disoccupazione oggi al 12%, però al sud la disoccupazione è al 16-17%, la disoccupazione giovanile nel paese è del 30%, al sud è del 40%, quella femminile 50%, al sud 60%. Quindi c'è bisogno che comunque effettivamente si pensi ad un impiego serio, e soprattutto la centralità deve essere anche l'impresa e il lavoro, e non il contentino alle persone che voglio usare una parola un po' forse anche forte, alle persone che non hanno voglia di lavorare e quindi se ne vogliono stare a casa, o meglio vogliono stare a casa, vogliono i sussidi e magari poi fare un lavoro al nero e fare anche concorrenza sleale a chi ogni giorno si alza per lavorare, per fare le cose serie e concrete. E la tua non era una parola forte, perché oggi è diventato il non lavorare, ormai è diventata una consuetudine per tutti, soprattutto per i percettori del reddito. Fusco, concludiamo perché abbiamo un minuto. Nel tritacarne del Covid è finita anche la sua categoria, i commercialisti. Il comparto dei commercialisti è un comparto che sta assolutamente in prima linea sull'attività di assistenza continua, costante, nell'interpretazione di una serie di proliferazioni normative per trovare le strade di sostegno e di uscita a tutte le categorie imprenditoriali. I commercialisti sono assolutamente in prima linea, come dice il nostro Presidente, sono un elemento essenziale in una fase come questa, dove le aziende soffrono, lo Stato fa quello che può e bisogna trovare anche il trade union tra, diciamo, le legittime istanze degli imprenditori e la disponibilità del nostro Stato. Volevo soltanto chiudere con una notazione. 10 secondi. Non dimentichiamo la lotta alla criminalità, che crea danni al tessuto economico. Questo è un dato che non dobbiamo trascurare. E con questa chiosa importante chiudiamo questa 16ª puntata. Ringraziamo il dottore Fusco per essere stato con noi, Gianni Lepre per essere sempre presente con noi a fare il punto. Io ringrazio tutti voi, vi aspetto sempre come al solito tutti i sabati alle 10:30 su Canale 9. Arrivederci.